gratitudine, gli passo la parola, dottor Sergio Stagnaro. Sentite che così evito di tenere in mano un mezzo chilo, tre quarti di chilo, perché è una fatica. Allora io finché ce la faccio parlo con questo tono per andare avanti questo, no? Questo. Ah, questo. Okay. Io cercherò di soffermarmi, stando seduto che è meglio, sugli aspetti pratici e più interessanti per voi e per la gente. Però dovrò anche passare nella segna velocemente a quelli che sono gli eventi biologico-molecolari che sottendono la semeiotica biofisica quantistica. L'esplicito e l'implicito, foreground e background. Però vi raccomando di fissare i concetti di quello che dico, perché la parte tecnica verrà insegnata nel 2030 alle università e ci vorranno almeno 2 anni se l'intelligenza umana sarà andata migliorando. Fermarsi sui concetti e soprattutto non credere che la semeiotica biofisica quantistica, così come vi dirò di applicarla, sia quel gioco da bambini piccoli ai miei tempi dove c'era una scatola di cartone, un ripiano con tanti fori in cui infilare un elettrodo a sinistra e un elettrodo a destra. Se la risposta era giusta si accendeva la lampadina messa in moto con un'apparecchiatura straordinariamente ancestrale. Per esempio, capitale d'Italia, se tu mettevi l'altro elettrodo, Berlino, la Merkel, si accendeva. Se tu mettevi Roma, non è così. Detto questo, se ogni tanto accenerò a 2 professori, forse anche 3, e un arcivescovo cardinale, non è che parlo di gente che non c'è perché non sono voluti venire loro. E non hanno mai mandato su mio invito un subalterno. E qui loro sanno già che di loro parlerò nel corso di questa chiacchierata. Cos'è la prevenzione primaria? Non siete veronesi, sapete cos'è. La prevenzione primaria non screening, la prevenzione che si fa in un individuo, maschio, femmina, o anche di qualsiasi altra appartenenza ogni giorno, prima che insorga la malattia, in questo caso un tumore al seno, che colpisce anche gli uomini 1 su 100.000. E su questo non mi viene. Perché quando a Lio mi hanno risposto 2 mail che posseggo, hanno risposto che il loro metodo non fanno la prevenzione a tutti, anche in un terreno oncologico, aggiungendo onestamente, in uno scritto a veronese, che loro la fanno a pagamento. Quindi tu vai la paghi, non hai il terreno oncologico, ma ti vanno a cercare se c'è un tumore. Ora io dico, anche se sono vecchio, che stando a quanto dice la mia compagna da 50 anni che dice di avermi sposato, ma non ricordo, non c'è rimasto niente, io non ho né utero né ovaia. Quindi la prevenzione del cancro del collo a me non fatela somministrando a puntura di HPV vaccino che magari mi dà il colpo di grazia. Pre-primaria, ecco il concetto. Pre-primaria, la prevenzione che non facciamo in un ente, id quod habet esse, perché non è ancora nato, non è stato ancora concepito. E la bella storia di Manuel, che ha 4 anni, che quando mi vede mi sorride, mi dice adesso vorrò un bacio, mi sta rompendo i coglioni, perché a 4 anni cominciano a pensare. Mentre quando era più piccolo mi veniva un bacio, ma piaceva, era una meraviglia. Ormai lo evito. La prevenzione fatta in una donna giovane prima che inizi la gravidanza, se lei ha dei reali rischi che possono essere quello del terreno oncologico e del cancro del seno, ma possono essere il diabete, la cirrosi. Questa è la prevenzione che dovremmo fare, preferibile a mio parere alla prevenzione primaria. E vi posso dire che il medico
che vedrà scomparire in una donna che aveva due reali rischi di cancro al modello, vista ieri, come controllo. E vedere che non ci sono più, grazie alla terapia quantistica, è qualcosa di talmente meraviglioso che insieme a un amico mio poeta, Luca De Rosa, mi fa dire: ma se il mondo è così bello, perché dobbiamo abbandonarlo? E io a Luca De Rosa dico: perché andiamo in un mondo che è migliore di questo. Ma non lo so mica. Che il cancro del seno sia un cancro guaribile lo dice solo al mondo Umberto Veronesi. Ora, quando uno è solo isolato, lo provo io e non è che stai bene. Ma lui dice ai 5 anni, poi al 6 non si sa come va a finire. In parole povere, sorvoliamo questa tabella, i cui numeri sono dello stesso livello di quelli elettorali, dove nessuno perde, vengono tutti, ma qui invece perdiamo tutti. Basta ricordarvi una cosa. La piccina qui non va bene, lo stesso. Comunque, basta ricordare che per decenni hanno cercato di farvi capire, ma non ci ho mai creduto, che chi ha il BRCA1 e BRCA2 mutato, i BRCA1-2 sono quelli che proteggono, riparano, poi vedremo, deve che non sia portato al tumore, è una grande velinata, come dicevano nei genovesi, e che non conoscono che c'è una proteina MC che annulla anche il BRCA1, non mutato il BRCA2. Vogliamo sapere chi è a rischio? Cerchiamo, come vedremo tra poco, chi è che ha e che non ha il reale rischio congenito dipendente dal terreno oncologico. Quindi questi dati, che sono collaborati da quelli americani, ci dicono che il cancro al seno è un'epidemia, che poi come un mondo riesca a guarirli a 5 anni, e quello insomma sono poteri che hanno in poco. Circa 40.000 donne, 40.000, un campo di calcio per una partita della Juve contro la Roma, 40.000, moriranno per tumore. E qui vogliamo o non vogliamo fare qualcosa? E qualcosa di diverso. E qualcosa di diverso lo possiamo fare, basta leggere lì. Fogelstein parlava di prevenzione nella cardiovascolopatia, non mi soffermo perché uscirei dal tema, ma ci sarebbero delle cose meravigliose che ho criticato stamattina sul sito del PROS Medicine, hanno pubblicato e l'hanno lasciato lì. Se con la terapia rimaniamo delusi, rivolgiamoci all'altra faccia della medaglia terapeutica, la prevenzione primaria, che le nostre nonne dicevano essere la migliore delle terapie. Un simile approccio offre una speranza ben fondata di ridurre il carico totale di cancri del mammella, lo dice Colgis, Cancer Bureau of Research. Sporn, dell'Accademia delle Scienze di New York, di cui ho fatto parte, ora non mi faccio più parte perché è un'associazione che conta poco, dice: io sarò uno colpito da una presunzione, forse un bel giudizio, ma il cancro è una patologia che piuttosto che curarla è meglio prevenirla, e noi siamo turbati dal fatto che non possiamo realizzare questo nostro sogno. Un altro autore sul Canadian Medical Association Journal, perché in Italia non mi pubblicano, allora io vado all'estero, sul New York, il Secolo non mi pubblica più e io vado sul New York Times a cercare di dire la mia, e dico questo: che se il medico non riconosce questi progressi come il terreno oncologico e il reale rischio congenito di cancro, nel nostro caso alla mammella, e non può sperare nell'intervento del Padre Eterno per salvare vite umane. Pertanto, di qui si capisce la mia definizione molto originale, untori, suicidi, omicidi. Ho scritto ieri pomeriggio alla direttrice famosissima di una grande rivista di informazione, nel suo interesse mi contatti, ma poi faccia come vuole, però mi sono accorto di averlo già scritto 2 anni fa e non mi ha contattato. Lo leggerete sul giornale.
sul suo giornale. Questa diapositiva la mostro per far vedere la differenza abissale che passa tra la posizione della medicina ancestrale di oggi, serva dell'economia, e la medicina che sogno, ma siamo in tanti a sognarla e quindi diventerà una realtà. In cima notate normal sense, ma qui bisogna essere fuori di testa, perché nel reale rischio le normal sense mostrano già un tumore potenziale. Andiamo avanti. Avete visto in giallo il padivolo di posa. Siamo arrivati al 2015, e per me siamo al 2015, ed in tutto il mondo, nonostante centinaia di riviste peer review, migliaia di articoli di cerveloni che ti fanno paura perché dice adesso gli scoppia il cervello da tanto grosso, non hanno ancora capito l'importanza del panicolo adiposo della mammella, non solo in relazione al tumore del seno, ma in relazione a tutta quanta la patologia. C'è una relazione tra il PAN e il PNEI, c'è una relazione col timo di cui nessuno parla, è piccolo, è nascosto, non si vede e non ne parla. Il fegato, ad esempio. Vi dico solo questo, che il panicolo adiposo, che non è solo, come l'avete visto lì, ce n'è anche dietro la mammella, il panicolo adiposo, nel soggetto con terreno oncologico, per una serie di motivi che non posso dire, è sede di accumulo di citochine, il panicolo adiposo dell'individuo con terreno oncologico, indipendentemente dalla presenza o meno di reali rischi congeniti di cancro, è in uno stato altamente infiammatorio. Risvolto pratico di questa conoscenza teorica, che se io metto su un seno le unghie brevo, nel sano senza terreno oncologico, dopo 10 secondi si forma il riflesso che abbiamo visto e che poi vedremo anche adesso, gastrica specifica, 10 secondi, ma se io primo su un seno e dopo 3 secondi, 4 secondi compare il riflesso, quel soggetto è un soggetto positivo al terreno oncologico. Ditemi un po' se l'avesse scoperto Umberto Veronesi o Silvio Grattini, una cosa del genere sarebbero su tutto sport. Vediamo quali sono le condizioni che vanno rispettate per poter fare una prevenzione capillare su vasta scala che non costa niente, con una terapia che non costa niente, la terapia, ma efficace a debellare il reale rischio cronico. Io ne ho visto centinaia scomparire. La prima è quello di poter tracciare nella popolazione con una linea molto sottile chi è predisposto e chi non è predisposto. Cioè, dobbiamo essere in grado di riconoscere il terreno oncologico. E il grande professor Sideri, per questo le ho dedicato un segno, perché era grande e purtroppo è morto in un incidente di moto, dell'IEO, mi scriveva in una mail che lo seguo, la posso dire Marino, è mai morto e non lo licenziano. Caro Stagnano, dato che noi non siamo in grado di riconoscere il terreno oncologico e meno che mai reale rischio del collo dell'utero, noi li vacciniamo tutti, le donne, hai capito? Non sanno distinguere, ti vaccino. Ma insomma, c'è il genuano, porco tra, e c'è il sangue, non c'è nulla da vedere uno con l'altro, no, li vaccinano tutti. E poi me l'hanno scritto in una mia recente che cos'è? A pagamento vacciniamo tutti, ma anche chi non ha bisogno, noi non lo sappiamo. Non... Bisogna poi, individuato il reale rischio, essere in grado di riconoscere, cioè dopo aver diagnosticato il terreno oncologico, essere in grado di dire questo con terreno oncologico ha anche il reale rischio nel seno, perché può avere il terreno oncologico e non rischio come io prima della terapia fisica. Avevo il terreno oncologico con il seno. Terza condizione,
non dobbiamo fare come fa l'esimio professore Umberto Veronesi, che il Signore lo assista in questa valle di lacrime, posso viverla a lungo. Bisogna che noi impieghiamo non la tratt 3D che la può fare lui, perché a Sesto Levante in tutta la Riviera non ce n'è una, ma di uno strumento impiegato che sia affidabile e non costoso, il conetroscopio. Dulcis in fundo, quando riconosco sta donna ha uno con la commissione di aveva due reali rischi di cancro al seno, deve avere terapia in grado da cancellarlo, e vedremo cosa in tempo per cancellare i reali rischi. In parole povere, qui vado veloce, la terapia quantistica è una terapia green therapy fondata sulla melatonina e blue therapy. La green therapy non ti cancella il rischio, ma lo rende per quel momento in cui tu fai la terapia inoffensivo. Ma se ti manda una persona cara, se il genero è in serie B, se qualcosa di negativo ti capita, questo rischio emerge come l'uomo che si avverge che è la cosa più pericolosa. Non lo dico io, lo dice Sofocle. Quando l'uomo si alza non sai cosa combina. Te l'immagini più veronese che è seduto, tranquillo, si mette in piedi. Posso non fare la roba. La blue therapy invece, che poi vedremo, è la vera terapia quantistica. È la terapia che trasforma, la io rosso, vedete, realerissimo, lo ristruttura dove c'è un focus epilettogeno, che picco della liccia dentro è un caso anedotico. Ora sono già 5 casi tra una ragazzina che ieri ho letto su Facebook che gli ha dato l'acqua energizzata dal bicarbonato, non ha più crisi epilettiche e hanno tagliato la terapia. L'ho letto ieri, e che ha a che fare bene i gatti, e la veronese ha allungato niente. Cos'è la terapia quantistica? Terapia quantistica in poche parole, cioè cos'è la semiotica biofisica quantistica? È l'estensione della vecchia tradizionale ortodossa povera semiotica di cui si serve la medicina serva dell'economia. Se tu hai una semiotica fisica che fa piangere, allora vieni da noi nel laboratorio e nel dipartimento delle immagini. Avete capito bene? Importante che questa semiotica, per la prima volta al mondo, ha potuto permettere al medico di osservare, riconoscere e quantificare i reali rischi congeniti che dipendono da quella costituzione. Uno può avere una costituzione diabetica, ma il reale rischio congenito non c'è. Però bisogna curare, eliminare questa costituzione, perché quando succedono degli stress di cui parlavo prima, il matrimonio per me è lo stress più grave, e tu puoi diventare diabetico. Parlo di riflesso gastrico asfissiante, la cosa più semplice che ci possa essere nella semiotica biofisica è questo riflesso, che te lo permette, pur nella sua semplicità, di riconoscere un 50% delle conoscenze, che ti permette di raccogliere la letto del malato in pochi minuti. E la semiotica biofisica in cosa consiste? Lo vedete, dilatazione dello stomaco, fondo, corpo e cardias, contrazione del giunta al torpedo. Io per decenni e decenni, mentre lavoravo, studiavo, il riflesso gastrico lo ricercavo qui, nel giunto antropilorico. Poi mi sono accorto e dico, forse per me è semplice, ma per gli altri, per me è semplice perché sono un genio, un grandissimo genio, così dice in un libro, 500 ci siamo, figuratevi quelli che non sono grandissimi geni. Allora sono passato ad osservare la dilatazione dello stomaco. Ora qui sorvolo per dirvi che non è il giochetto di cui parlavo prima, che questo riflesso si può riprodurre graficamente in alto, sano, in basso, nel malato, e ha diversi valori parametrici. Premo sul cuore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 secondi, riflesso gastrico asfissiante, ma se il cuore ha un reale rischio, o il cuore è un cardiopatia ischemica, silente, due giocatori della Juventus, lo leggerete sui giornali, non arrivano a 8, si fermano a 5,
E poi c'è un altro dirigente importante che durante la partita della sua squadra, quando prendono un gol, scende anche un po' di più. Importante valutare latenza, intensità, il tempo che passa tra una ripresa e l'altra, perché sono tutti elementi ricchi di informazione. Tempo di latenza, lo dimostriamo con un'evidenza clinica semplice, corrisponde al livello di energia libera endocellulare, corrisponde all'ATP in quelli cardiomiociti. Tu non lo fai respirare, a tempo più passa del tesserogliere, tanto più si abbassa. Lo spostamento verso sinistra del diagramma è espressione di sofferenza. Ecco, concetti, questa è una cosa semplice. Lì vediamo la dilatazione, segno in basso a sinistra, tipica del riflesso, la durata, plateau line, ascending line, plateau line, descending line, e così via. Valori parametrici, notate bene, utilissimi non solo per la diagnosi, ma anche per il monitoraggio terapeutico. Vogliamo un caso di un bambino con appendicite, premo sullo sterno, non passano 10 secondi, ne passano 4 e si forma il riflesso, come vedete a sinistra. Il bambino va migliorando, tu ti speri che arrivi a 10, e la durata è importantissima nel suo ruolo, e poi si ferma a 6, 7, e il monitoraggio mi dice che la guarigione non c'è stata. E qui, quello che vi dicevo prima, sempre per voi, importanti, ma importante anche la durata del riflesso. Perché il riflesso si forma quando c'è acidosi, per esempio nella mammella, noi parliamo di mammella, prendiamo sulla mammella. Quando c'è acidosi si instaura un riflesso conosciuto a studiosi del microfibro, microcirculazione, di cui facevo parte per tanti anni, è un riflesso scatenato dall'acidità tessutale, veno vasomotorio. Il cuore periferico del mio amico Allegra pulsa di più, manda sangue, volgarmente detto sangue, in termini più moderni, energia, informazione, materia, viene pulito il quantum di idrogenioni, si ristabilisce l'attività mitocondriale, ma tutto questo avviene in meno di 4 secondi se l'individuo è sano, 4 secondi o più. Se l'individuo non è sano. E allora questa durata in chi ha sofferto appendicite ma non è tornato alla restituzione di integrum sarà 6, non 7, perché 7 comincia ad abbassarsi il tempo di latenza. Un concetto da tenere presente è il reale rischio congenito di cancro. Il reale rischio congenito di cancro significa questo: un rimodellamento del microcircolo nella sede esatta dove potrà domani insorgere il cancro. E cosa consiste questo rimodellamento? Lo vedremo tra poco. Nella presenza di strutture patologiche che ho scoperto io con un fonendoscopio, ma anche il mio maestro Sergio B. Curri, una volta l'ho chiesto perché B, mi ha detto non dirlo, ma è Benito, e quindi io non l'ho più detto finché non è morta, adesso lo posso dire. Il rimodellamento non significa che la patologia, diabete, cancro, ipertensione, nascono nei microvasi, come qualche poverello d'Assisi mi ha scritto. Il rimodellamento è sotto le informazioni che giungono dal relativo parenchima. E il relativo parenchima dà informazioni al suo microscopio, alle strade, a seconda di come sta. Se sta bene mangia molto, vuole strade larghe, ma se sta male per mutazioni genetiche non ha bisogno di tanto ossigeno. Il tumore poi non ne vuole ossigeno e le strade sono piccole, sono chiuse, come diremo tra poco. I dispositivi endotelurali di globo, li guardo perché poi non mi ricordo più, se non li vedo non mi ricordo. I dispositivi di tipo primo e secondo, vedete, tipo primo nelle piccole arterie arteriole di Amsen e in alto Amsen e il tipo secondo nelle arteriole che sembrano gli stigi di parole ma sono due cose diverse perché la struttura è diversa. Arteriole è uno strato di 100 sulla liscia, piccole arterie 2-3 strati.
fisiologici, perché? Perché se il muscolo non lavora, questi dispositivi che sono dighe chiudono il vaso, arriva bene il sangue. Sangue che va a far funzionare il cervello di chi vi parla, che ha bisogno di più sangue del cervello, il muscolo no. Mentre il tipo secondo e il tipo primo fisiologico è ubiquitario, è ovunque. Il tipo secondo è solo la parte muscolo, cuore, polmone. Ci sono sistemi biologici che a volte lavorano tanto, a volte lavorano poco. Quindi hanno bisogno di una regolazione del flusso microcircolatorio. Incomincio a sentirmi stanco e non sono manco alla metà. E queste strutture ci sono anche nelle piccole arterie, ma del tipo primo, come vedete, ci sono i fisiologici e ci sono i patologici. Li ho formati, ho scoperto io. Tipo A sono molto occludenti e li troviamo nel reale rischio di cancro. Tipo B sono aspecifici, ma diventano aspecifici quando li troviamo nelle isole di Langerhans, specifici del diabete, nel cervello, nella regione prolandica, specifici nella Parkinson e così via. Ecco, arriva il sangue dall'arteria, si trasmette in piccole arterie a sinistra in alto, ci sono i deb tipo primo che si piegano, si contraggono e così facendo lasciano passare materia, informazione ed energia. L'ossigenazione a valle nei capillari nutrizionali, nutritional capillari, capillari, venule, fuscapillari, perimuli, aumenta, eccetera. Il tipo secondo, quando la piccola arteria si biforica, in un solo ramo di questa biforcazione troviamo il debe tipo 2. L'altro no, per poter dare anche a riposo il giusto quantitativo di ossigeno ai tessuti. Questo è un bellissimo dispositivo endoarteriolare di blocco di tipo proboscide d'elefante del mio maestro. Voi vedete che riproduce sostanza FAS positiva e ce n'è abbondante. Vedete le cellule muscolari lisce che sono in due strati. Vedete che lo spazio, l'interstizio com'è, è dilatato, che questi endoteli sono agitanti nel lume. È una proboscide malata, sarà di una calamità che di più non possiamo pretendere, siamo in attesa e che Dio ce la mandi buona. Lasciamo perdere i valori parametrici. Attraverso i riflessi ureterali noi possiamo giudicare quant'è l'estensione, quant'è la durata della dilatazione, quant'è la durata della sismo. Cioè possiamo valutare i vari parametri che interessano i debiti fisiologici. E quando si riferisce in fondo ai debiti patologici, la chiusura è diversa da quelli patologici alfa a quelli patologici a specifici, vedi Damiano? E così via. Quindi noi possiamo, con uno strumento clinico, ottenere dei dati che ci informano su eventi biologici molecolari e ne parlerò la prima volta al mondo. Qui, ripeto, la relazione tra i DEB patologici, neoformati, vedete in fondo, e il flusso somatico, per cui nella forma fisiologica l'ossigenazione è alta, è normale, è fisiologica, ma quando ci sono delle dighe che si chiudono e si aprono male, e durano più a lungo l'apertura del debe e chiusura del vaso, l'ossigenazione è scarsa e se c'è reale rischio congenito di cancro in un ambiente povero di ossigeno può prendere la strada del reale. Adesso arriviamo al terreno oncologico. Il terreno oncologico è la costituzione tumorale che poggia sulla malformazione congenita dei centri neuronali del pineo. Voi vedete i numeri corrispondono a determinati releasing hormone, per cui tu, conoscendo e sapendo valutare col fonendoscopio un TSH releasing hormone sulla base della dilatazione del tratto superiore dell'arteria,
tu puoi dire che valore sarà quello del TSH, del laboratorio ti dà il TSH, non ti dà il TSH, alla perfezione. Allora dite, e io esamini che rilievo pure dentro la moglie responsabile del laboratorio dell'ospedale di davanti, esamini che devo poi per non vedermi confuso. Perché un giorno ben dici che fai i gruppi bianchi ti dicono che vanno bene, che può andare a giocare a partita. Allora, se noi premiamo su 1, 2, 3, con una pressione media, intensa, non sono aggettivi qualitativi, lieve, media, medio intensa, intensa e intensissima. Corrispondono a chili, a dine per unità di superficie, corrispondono a strutture del microcircolo, che non ve lo dico perché vi capisco di mandare a essere quel paese, ma non sono aggettivi qualitativi. Se premiamo sul punto 4 epifisi o sul punto 2, somatostatina lisinormo, dopo 8 secondi nel sano compare il riflesso che avete visto, quell'individuo di reste non ha terreno oncologico. E adesso arriva il prof, è proprio nel momento in cui parlo di biologia molecolare. E lui si fa delle risate della Madonna e pensa, è scemo, perché non taccia. Ma mica cosa si può fare, è arrivato adesso. Quindi, quando voi premete su un centro, il tempo di latenza è 8 fisiologico, non vuol dire assolutamente che quell'individuo è esente dal terreno oncologico, perché la durata sarà 4 se c'è un terreno oncologico latente. Poi ci sono altri trucchi che te le fanno vedere. Durata del riflesso, quella che corrisponde alla messa in moto della riserva funzionale microcircolatoria. Ma se nel microcircolo ci sono i debiti patologici, la risposta del microcircolo è scarsa. E tutta questa coerenza interna e esterna, che da 59 anni mi fa dire di marciare su una strada giusta, perché non sempre ho la corroborazione della medicina moderna e che non conosce i realismi congeli. Ve l'assicuro, un mese per mese non so manco di cosa parlo. Allora, c'è il terreno oncologico. Noi vedremo aumentati, e vi faccio vedere questa diapositiva per un motivo che sintetizzerò. Aumentati il ralferro, insulini, insulini ralferro, eccetera, eccetera, prolattina, abbassati, insomma, ma non vedete che l'ultimo dei grandi clinici, espressione di una razza ormai in via di estinzione avanzata, Luigi Di Bella, curava con la sua multiterapia di Bella quelli che erano le basi del terreno oncologico. L'unica terapia che colpisce il terreno oncologico non è la chemioterapia, anzi, è questa. Allora, passiamo adesso alla parte pratica, forse la più interessante per voi, e anche per il amore che non è voglio vedere. Allora, prima di tutto una donna si presenta alla mia visita, e poi visiterò una o uno, però anche se ho 83 anni, lasciatemi dire che preferirei visitare una donna che non un uomo. Mia moglie è mai stata gelosa, invidiosa dei miei successi, ma preferisco visitare una donna. E anche perché l'uomo è colpito una volta contro 100.000 donne dal cannabis. Questo è l'individuo che si presenta a me. Io sono l'unico uomo al mondo a cui una donna ha chiesto i numeri di telefono, e Giorgio sa che parla di una donna. Al terreno oncologico scende in anni, un secondo, in un secondo. Io credo che si incazzano quando sentono dire che in un secondo. Prima ho parlato di 3 secondi, premi con l'unghia su un seno, se passano 10 secondi non c'è terreno oncologico, se ne passano 3 quadri c'è terreno. Ora scendiamo ancora più in basso, perché noi sappiamo che lì noi siamo sensibili al rasoio di Occam. Se puoi ottenere lo stesso risultato spendendo meno, non so, campionato di calcio, invece che pagare lo vinci perché giochi meglio, ti costa meno. Se di rinanzi, avete visto prima, ecco, il numero 2,
ma potete premere anche all'incirca, che non cambia nulla. All'incirca. Poi anche io non ci vedo, quindi premo. Vedete il numero 2? Corrisponde alla somma trasformata per il leasing morning. Eccolo lì, c'era già lì, non lo vedevo. Il numero 2. Premere intensamente, non fatemi dire i meccanismi patogenetici perché se no non ci capiamo. Premendo intensamente si mette in moto quella realtà non locale che c'è nei sistemi biologici, ma che ci voleva il dottor Stagnaro a scoprirlo perché nessuno l'aveva mai scoperto. Tu premi intensamente la somatostatina di Zimbabwe per il mezzo di fenomeni di entanglement, lo storico non si dilata né sale, e qui vedremo perché, ma ve l'avevo detto l'altra volta. Invece nel terreno oncologico premendo intensamente si dilata. Perché? Perché premendo intensamente là dove c'è la compromissione del microcircolo, rimodellamento microcircolatorio di tipo tumorale, tu premi il parenchima e si mette a lavorare. Voi incominciate a bere la Coca-Cola. E se non ce la portano, la Coca-Cola diminuisce. Acidosi, riflesso gastrico. Ma se il suo nome è sano, tu premi e stimoli il parenchima, ma il suo microcircolo simultaneamente, e non immediatamente, come dice qualche fisico quantistico, immediatamente, istantaneamente, è già tempo, simultaneamente il microcircolo si attua, si attiva, attivazione del microcircolo tipo primo associato, riportando non bottigliette di Coca-Cola ma l'ossigeno, non c'è acidosi, l'acidosi verrà dopo 16. Ricapitolando, la donna che si farà visitare, premo sul somatostatina di Zimbabwe, trigger point, se si accende la luce dello stomaco, ripresa, è terreno oncologico, perché ho creato con questa pressione intensa acidità in loco e attraverso l'entanglement sul somatostatina di Zimbabwe, stomaco, il riflesso gastrico. Gente, lo so che avete tutte queste cose, però mi trovo paura, dico, ma sarò veramente un genio, non so. Perché? E perché me lo spiego, ve l'ho detto adesso, non mi ricordavo più, capivo queste cose. Se io stimolo intensamente nel sangue dove è negativo, io stimolo intensamente parenchima e vasi. Bevete la Coca-Cola, ma entra la Coca-Cola e le bottigliette sono sempre le stesse. Non succede nulla, a livello di idrogenioli non c'è acidosi, il riflesso non c'è, compare dopo 16 secondi, per l'amore di Dio, non diciamo perché. Se invece, come abbiamo già detto, c'è il terreno oncologico, tu premi, si attiva il parenchima, ma il parenchima poi rimane senza ossigeno, crea acidosi e viene fuori il riflesso. Concetti, fermatevi sui concetti. Abbiamo visto che la persona che si presenta alla visita ha il terreno oncologico, ma non è detto che abbia reale rischio, nemmeno, meno che mai, in una o più malattie, anche in tutte e due, come quel signor Comistini che non c'è. Allora dobbiamo ricorrere a una semplice manovra che ho chiamato Terziani, ma non Giorgio, perché è un amico del Giaguaro, ma per ricordare suo padre, il segno di Terziani è un'altra cosa, riguarda la microcalcificazione e le macrocalcificazioni, questo è un altro discorso. Premendo su un polpastrello intensamente, è come se, grazie all'entanglement, tu premessi su tutti i microcircoli che ci sono, dal cervello al polpastrello dell'aluce. Tu premi intensamente, ma è ovvio che se premi intensamente sull'unità microvasculo tessutale della stella intanglement, se c'è, solamente se c'è il reale rischio che vi ho fatto vedere, compare acidosi. E allora assistiamo a questo fatto, che nel sano la pressione sulla polpastrella intensa mostra un tempo di latenza di 10 secondi, dopodiché compare il riflesso che dura meno di 4 secondi e più di 3, perché l'attivazione microcircolatoria è fisiologica e poi scompare. A questo punto dici,
al terreno oncologico, ma non vale la revisione da nessuna parte. Quando invece c'è un reale rischio congenito di cancro nel paziente positivo sempre al terreno oncologico, dopo 3 secondi esatti compare un primo riflesso che, a differenza degli altri reali rischi, mostra un valore netto, lo vedete subito, di 0,5 cm. Allora ti dici, c'è il terreno oncologico e c'è un reale rischio. E a questo punto, ecco, questo invece è quello di un cancro in atto. Se quel nodulo alla mammella che terrorizza la donna, il marito e anche il medico curante è maligno, e allora viene fuori un riflesso di questo genere. Mentre se non è maligno, lo troveremo un tempo di attesa, dice tranquillizziamo la donna, ci tranquillizziamo noi e tiriamo avanti. Vedendo i sovrapposti, noi vediamo la differenza tra il reale rischio, il cancro in atto, che può essere anche di più a seconda della gravità, e in verde il soggetto normale. A questo punto dobbiamo dire, c'è questo reale rischio, ma è localizzato alla mammella, e allora interviene il segno di Sideri, di cui vi ho parlato prima, perché era l'unico onesto in quell'ambiente liquido. Lasciamo perdere. Nel sangue, pizzicando intensamente il grasso e la mammella, intensamente, anche per 2-3 secondi, ma basta un pizzicotto intenso, comunque simultaneamente non provoca il riflesso. Perché? Parete stimolate il parenchima, ma contemporaneamente stimolate il microcircolo, che essendo normale reagisce alla perfezione. Il pH non cambia, perché chi fa venire il riflesso è l'acidosi istangica. Ma al contrario, in caso di cancro al seno, simultaneamente si forma il riflesso, ma state attenti, con quella che è la caratteristica del cancro, ma anche dell'appendicite e della diverticolite, tra parentesi, seguito il riflesso dalla contrazione gastrica tonica, che non è lieve come in caso di calcoli, è intensa, raggiunge la metà e la supera dell'intensità del riflesso. A questo punto noi sappiamo che quella soggetto che stiamo visitando, ma si ottiene a terreno oncologico, a reale rischio congenito di cancro, e a sede nelle mammelle. Ma non sappiamo se la mammella destra o la mammella sinistra. Io opterei per la destra, ma ognuno poi fa quello che vuole. Io non vado a votare, ma se ci andassi. E allora il segno di Alice. Alice era mia madre, che morì per tumore alla colecisti quando io ero un laureato in medicina. Poi sono diventato maturo, ho dismesso le cose dei bambini e adesso sono qui a raccontarvi una bella storia. Cosa succede? Che se io premo intensamente, ma non troppo, sopra la mammella, per meccanismi complessi, c'entra l'ormone della crescita, premo sulla mammella, il fegato rapidamente, velocemente, simultaneamente si abbassa di 5 cm, anche un deficiente che non ha mai visto un colendoscopio, diciamo, si abbassa qui, perché abbiamo attivato enormemente la improvvisazione grave, che non doveva venire, che non c'era visto nulla, non doveva venire. Allora, si abbassa di 5 cm e rimane abbassato la, diciamo così, attivazione microcircolatoria dura a lungo, perché abbiamo un microcircolo fisiologico. Ma se al contrario il nodulo mammario è un cancro o c'è un reale rischio, non si abbassa simultaneamente, ma dopo un tempo di latenza, che capite, è inversamente correlato con la gravità della patologia tumorale. Si abbassa meno velocemente, in una durata che è certamente inferiore ai 10 secondi, sempre in rapporto alla gravità della sottostante patologia. Allora siamo giunti in questo gioco di incastro a capire che c'è un reale rischio congenito
in un quadrante della mammella destra o sinistra. A questo punto, ultimo passo, consigli da capo chirurgo ottimo di San Martino, che mi ha voluto bene, si è tolto lui per farmi pubblicare il primo articolo sulla percussione ascoltata modificata, premia i singoli quadranti o pizzichiamo i singoli quadranti come vi pare. Quanto premete negli altri quadranti, il tempo di latenza nella donna è 9,5 secondi, nell'uomo 12,5. E allora non capite perché l'uomo si ammala una volta su 100.000? Perché ha un'ossigenazione diversa nella mammella da quella della donna. In presenza quindi delle reale discogliere, non arrivate a un tempo di latenza di 9,5, perché localmente c'è già uno stato latente di acidosi, ma il tempo di latenza mostra valori tanto più inferiori ai 10 secondi quanto più è grave il reale rischio. Dolcis in fondo, il riflesso è seguito dalla tipica contrazione gastrica chiodica. Adesso mi piace, se ce la fai, i gradi di evoluzione, ve l'ho detto, i valori parametrici cambiano in funzione della gravità. 9,5, vabbè, qui salto velocemente perché ne parlerà il professore Spaggiari. Hanno creduto di convincermi che la terapia era chimica, ma io non ho creduto. E allora ho fondato la terapia quantistica. Perché se voi state vicino a un altro, e anche Wittgenstein, poveretto, se n'era accorto, sai meglio, ma perché? Perché i campi di informazione biologica dei due si interconnettono, l'energia libera endocellulare aumenta. Esperimento di Marina, che deve essere mia moglie. Quindi, adesso rivedete a capire perché vi accenno a questo tipo fisico-quantistico di terapia. Perché nella terapia quantistica non usiamo 80 mg di aspirina, l'ho scritto a Galatini ma non mi ha risposto, vedete, 80 mg di aspirina per colpire tutte le piastrine e magari la diamo una ragione al termine. Un autore inglese mi ha detto, Stagna, ma perché prendi l'aspirina? E difatti non li prendo. Perché? Perché agiscono questi farmaci chimici con meccanismi di fisica quantistica. Prendete un mezzo bicchiere d'acqua, anzi, un pochino di acqua, scusate. Metteteci dentro 8 gocce, dentro il bicchiere non sulla bocca, 8 gocce di Cherwood, ma non bevetela come fa Giorgio e Spaggiari, mettono le gocce alla bevete. Ci sono i domini di coerenza che sono limitati, è come se Radio Italia, solo musica italiana, fosse piccola e trasmette male. Voi agitate sempre l'acqua energizzata per aumentare la potenza di trasmissione, perché se l'acqua tenuta così dà un incremento di energia libera di 2 volte, se l'agitate aumenta di 3 volte il tempo di latenza. Beh, agitate l'acqua e tenetevela, se volete, in mano o a meno di 1 metro di distanza. L'ATP, l'energia libera endocellulare del cuore, del fegato, del cervello, quando c'è, aumenta di 3 volte. E quella è terapia quantistica, professor Silvio Garattini. Andiamo avanti. Quindi, qui ci sono tutte le incate, la terapia quantistica, che è già utile, badate bene, le 8 voci prima dei pasti di Sherwood, agitandola bene, l'acqua energizzante, ve lo dico per quelli che non visito, fatelo, io lo faccio. Acqua con una punta di cucchiaino di bicarbonato e almeno 5 gocce di limone, agitate bene. Combinando limone e bicarbonato si incrementa lo stimolo alla sintesi e alla produzione della ATP. Se poi di notte, e lo lasciate tutto il giorno ovviamente, mettete una bottiglia d'acqua, mezzo litro,
di vetro, di plastica, di cosa volete, sul comodino con i due bicchieri d'acqua vicino, l'acqua energizza della bottiglia quella dei bicchieri energizzano, perché non è un'energia che si trasmette, c'è già catalíticamente senza spesa, e voi bevete quell'acqua dei bicchieri, rinnovandola sempre. Ristrutturerete i tessuti mutati geneticamente, se ci sono, se non ci sono non danneggiate nulla. Certo. Pertanto io non capisco, l'ho già detto tutte le volte, dico la stessa cosa, ma non capisco come si possa, nelle catene di montaggio, per ignoranti e disoccupati, senza che la colpa sia ovviamente degli studenti, le eccezioni confermano la regola, chi va a scuola dal professor Miceli è fortunato, ma mica tutti insieme alla biochimica come il poeta. Noi abbiamo a che fare con radice e tronco, che sono quella patologia mitocondriale, pensate, che ho scoperto alla fine degli anni 70, perché anch'io sono stato giovane, uno non ci crede, ma su questo tronco prendono origine le costituzioni, i rami, e dai rami poi nascono quelle belle foglie. Questa opera d'arte l'ha fatta una grande artista e mi permetto di segnalarvi Pater Luigi Di Bella, che è coperto dalla mia opera, la quale a sua volta si va sgretolando, perché grazie a Dio verrà qualcuno che vi insegnerà cose più belle delle mie. Noi oggi siamo in grado, con la terapia quantistica, di togliere i fiori e di non far nascere i frutti. Ma bisogna riconoscere le costituzioni, i reali rischi e dare la terapia giusta. Ora, per amore al professor Miceli, che lo vedo felice e contento, fa piacere rendere felice la gente. Ma l'ignorante lì cosa parla? Io parlo di se meglio che mio figlio. E ma io mi piace. Se luto, ergo su. Il giorno che non mi diverto, pianto, arrivato in pensione. Quando parliamo di terapia quantistica, noi parliamo di terapia mitocondriale. I mitocondri sanno che ci sono, ma sono tanto piccoli, pur essendo numerosi nelle cellule dove sono, che sono quasi tutte le 100 miliardi di cellule, quasi tutte, sono piccoli e li vedono male, perciò li ha trascurati per lungo tempo. Ma questi mitocondri, guardate bene, non servono soltanto a formare l'ATP, non sono la zecca dove si formano i soldi, sono molto di più. E quando voi introducete del self-food, e non lo dico per fare reclami, che me lo porto a casa, lo prendo io e non sono mica, al momento dicevo che sono veronese, ma non lo dico, se lo prendo perché so che mi può bene. Allora, se voi guardate rapidamente questa diapositiva, che ve la faccio vedere per dimostrare che Roland Lille è amico mio e mi stima, massimo conoscitore al mondo di queste cose, bambolo, noi assistiamo ad altri dei compiti più importantissimi, oltre a quello della sintesi di ATP delle monete. Per esempio, è nei mitocondri che si formano i cluster per esordio. E che cazzo sono questi cluster per esordio? Sono le strutture che migliaia e migliaia di secoli or sono, quando l'atmosfera era riducente, ci fornivano la possibilità di svolgere compiti ossidoriduttivi per far nascere la BIOS. Poi viene quello che vuole l'eutanasia e lì cosa ci posso fare? Ha chiuso i manicomi e bisogna tenerseli sulle strade e nelle case. Quando leggete lì, e poi scenderemo nei particolari perché questa è una serie, ISC vuol dire iron sulfur, cluster assembly machinery, che sarebbe la catena di montaggio del cluster ferrosolfo all'interno del mitocondrio, quindi sono i due punti. Ma perché è importante, fondamentale l'importanza nella costruzione di queste strutture semplici,
E2, S2, FE3, S4, instabile, FE4, S4, perché è importante? Per il motivo che ho detto. Senza di queste non ci saremmo qui a raccontarci queste belle cose. È importante il mitocondrio, perché tutte le altre machinery, CIA, non c'è da vedere nulla con quelli che torturano la gente, CIA significa Cytosol Iron Sulfur Assembly Machinery, che se non lo leggessi non me lo ricordo, ma lo vedo e lo leggo. Perché dal mitocondrio nasce, esce un composto che non è ancora conosciuto, che lo chiamano alcuni X, alcuni X-Zolfo. Questo mette in moto, lo vedremo tra poco, tutta la catena di montaggio che porta alla formazione di cosa? Di ferredossine, che sono i complessi ferrosorboproteine a basso peso molecolare. Contengono FE2 e S2. Le proteine ferrosorfo, i complessi ferrosorfo, più pesanti, legate alle membrane, e che contengono più atomi di ferro e di sorfo. Ma perché sono importanti i cluster e conseguentemente i complessi ferrosorboproteine? Ma sono importanti, benedetti, perché in basso, lo vedete, sono interessati al ciclo degli acidi tricarbossilici, alla respirazione, produzione di ATP, alla sintesi del lipoato, alla ossidazione degli acidi grassi, al metabolismo del ferro. Perché il ferro entra nei mitocondri e poi si lega allo zolfo che proviene dalla cisteina, trasformata in aladina, e va nelle cosiddette scaffold body, nelle diciamo impalcature dove si costruiscono i ferro. Ma sono importanti perché il cluster si unisce all'apoproteina, forma loro proteina, i complessi per esempio, che anche vanno nel nucleo ad agire, riparando il DNA, producendo nuovo DNA quando la cellula si moltiplica, provocando l'assemblaggio all'interno dei ribosomi e poi il controllo dei telomeri, regolato da un'operina RTL1, come l'ha detto Roland Delis. I telomeri, la parte finale dei cromosomi, deve avere una certa lunghezza, perché se si accorcia cade il nucleo del cromosoma, non funzionano i geni, c'è la morte. E tutto questo dal mitocondrio. E nelle scuole non insegnano il mitocondrio. Oh. E poi si incastrano quando dietro degli orologi, untori, suicidi, omicidi. Qui non vediamo meglio le macchie di spalma, perché non le posso più dare niente. Questi complessi, giallo-rosso, si trovano dentro il mitocondrio a livello della catena respiratoria, e ce n'è una anche nel complesso quinto. Poi servono come cofattori per la sintesi di lipoato, sintetasi, eccetera. Servono per attivare la sintesi di fuori del mitocondrio di questi complessi, compresi quello del zolfo e del ribosomo. Allora, quando parliamo di terapia mitocondriale, gente, e di semiologia, non parliamo di una cosa semplice. A Napoli recentemente ho detto ai miei amici: nessuno di voi o altri dica oggi e domani, quando non ci sarò, conosca la perfezione la semiotica per fisica mistica, perché dite una palla, e ce n'è già tanta gente che dice delle palle, ma voi non ci associate. Perché? Perché la semiotica per fisica mistica si arricchisce con un movimento autopoietico e soprattutto per l'apporto di informazioni che ci vengono da tante altre libri, tra cui la biochimica del professor Miceli. Questo vorrebbe dirvi le impalcature entro cui si formano questi benedetti cluster, che se si sono conservati nell'evoluzione, vuol dire che un motivo ci sarà. Il ferro, per averlo già detto, entra attraverso queste molecole che leggo altrimenti me le dimentico, MFRN1 e 2, e va a legarsi alla cisteina, trasformata dall'anina che c'è dello zolfo. Questo zolfo va ad appiccicarsi a residui cisteinici nel cluster che è nelle proteine scaffold proteins. Ma in un caso soltanto, se mi ricordo bene, la proteina di rischio
niente risolto, non attaccato alla cisterna ma alla lisina. Ma se sono così importanti, tutto, ecco, qui non è più X, S, lo chiamano X, attraverso proteine di passaggio, se sono così importanti, abbiamo una terapia, la terapia quantistica, che va ad agire sul mitocondrio. E come dimostra, l'ho scritto recentemente, un articolo, come dimostra che la terapia quantistica sia il punto? Non agisce solo aumentando l'ATP, che è già una grande cosa, perché senza soldi non puoi comprare dei bravi giocatori e finisce che te ne ritorni in Serie B da dove sei partito. È importante per i movimenti, però ci vuole anche la resina. E come posso dimostrarlo con un fonendoscopio? Questa è la religione. Io l'ho fatto più in chiesa perché c'è il cardinale arcivescovo Angelo Gagliasco. Ma forse quando muore lui ritorno in chiesa, perché ci sono degli spifferi che mi fanno male. Ma io credo in Dio. E mi sono detto, quando ero un bambino, e pensavo da bambino, ragionavo da bambino, prendevo i bambini come Papa Francesco e li baciavo, poi sono diventato maturo. Ho dismesso le cose dei bambini e quando vedo i bambini, che costituzione avrai? Quali rischi con gente? E allora vado oltre il vedere sul volto del fanciullo, come dice la Bindala, la Tettagore, il sorriso, das Lächeln der ersten Schöpfung, della prima creazione. Loro hanno un sorriso, bambini, che ti rimandano al giorno della creazione. E i cluster erano lì, come lì c'era Sofia, come ci raccontano le sacre scritture. Io ho sempre pensato che un Dio misericordioso, giusto, amore, non può riservare le cose belle della mia illusione regolare solo a quattro che non prendono il sole, quindi non possono essere sani, nelle cantine degli istituti scientifici. Deve riservare anche a noi, medici della mutua, ma il difetto qual è? Che non abbiamo mai pensato di poter raggiungere lo zenith della semeiotica fisica, perché questo è lo zenith della semeiotica. Come dimostrare che la terapia del professor Biava fa bene riproducendo, ristrutturando la cellula? Dimostrando, come io ho dimostrato, ho scoperto, che i glicocalici funzionano bene. Se i glicocalici funzionano bene, i nuclei, e non il DNA nucleare e il DNA mitocondriale, agiscono fisiologicamente. Perché la struttura e quindi la funzione, struttura e funzione sono nei termini della stessa equazione, tocchi uno, tocchi l'altro, Rudolf, 1820 e nato, 1890 è morto, è strutturata la membrana e poi il glicocalice e poi anche l'interstizio di Gommian a partire dalle informazioni che giungono dal DNA. E se i DNA sono fisiologici, la cellula è fisiologica. E se prima avevo delle cellule con glicocalice mal funzionante, poi do la terapia estratta dallo zebrafish e mi trovo che i glicocalici lavorano bene e che il tempo dell'attesa si normalizza, e quella è una terapia che funziona. Ma con la chemoprevenzione e con la chemoterapia non otterrete un tubo. Vi salto questo perché vi voglio bene. Questo è positivo, mi serve per dirvi, non crediate che picchio qui e si accende la luce, che un giochetto da bambini deficienti, la semiotica più fisica, quantistica, è complessa, ma affascinante e vale la pena perdersi delle ore di studio. Perché questi eventi biologici molecolari, li potete vedere, altro lavoro scritto sul tono della muscolatura esofagia che ci informa sulla carenza di ferro. Collegato un po' quello che ho detto prima del ferro, collegatelo con la funzionalità della cellula muscolare, e se io pizzico un dato dermatomero, l'esofago si dilata e rimane dilatato 10 secondi, vuol dire che quelle cellule muscolari sono sane, ma le fate diventare sane perché prima erano malate e mancava il ferro. L'energia viene consumata della cellula muscolare, sia smooth muscle cell, sia cardiomiocita, ossia quel che cavolo volete, non quando si contrae, quando il cuore non ha energia si ferma il sistema, il cuore di via, e nella dilatazione. Ecco, per rimandare indietro il calcio nei ribosomi, il fosfato.
fosforo al bando deve essere fosforilato, perché altrimenti il sale te li lascia fuori. Ma se il fosforo al bando è il fosforo al bando, se abbiamo consumato di lì, il sale agisce e fa introdurre gli ori calcio, che non possono rimanere nel vuoto, ma devono essere sequestrati dalla calcio sequestrina, dalla calcio reticolina, perché se rimangono lì, per una questione di pressione osmotica, non entra più calcio. E poi si elimina il calcio attraverso le sue pareti, che hanno bisogno della TP, entra il sodio, ma lo mandiamo via facendo entrare il potassio. Ma tutti questi lavoretti sono lavoretti che costano e che i soldi ce li dà il mitocondrio. Quindi, semiotica fisica quantistica è il foreground, il background incomincia ad essere un problema. Conclusione. Vi assicuro che voi sarete felici, perché lo vedo Micieli che dice finalmente, non lo dice, non lo pensa, non lo dice, è molto gentile, è un amico. Conclusione, la semiotica di una fisica permette al medico, non è che leggo perché non sapete leggere, ma perché mi riposo, permette al medico riconoscere, perché fortificare, monitorare. Il monitoraggio terapeutico, quando fate cure antibiotiche e quando vi fermate, perché la febbre è andata via o perché non vi fa più male la gola, come mia moglie che pianterebbe subito lì, e no, io mi fermo quando la durata del riflesso della sisle, la VES, torna normale, quando la sintesi di anticorpi a livello del balzo superiore, perché è più comodo, dura un tempo fisiologico. Quando la PCR nel mio fegato, pressione colubia, compare dopo 10 secondi il riflesso gastrico specifico. Questo è il monitoraggio. Questa è la medicina che sogno. Se mi togliete anche il sogno, togliete i soldi in Italia. In questa prevenzione, finalmente primaria, e non quello screening che è espressione di un'economia rampante, in questa prevenzione, il ruolo centrale, prevenzione del cancro della mammella, è recitato dai segni che vi faccio vedere. Pressione sul solito statino di sviluppo, telenomologia. Segni di sedere, pizzicotti in un punto qualunque, metti in movimento tutti e due le mammelle e così via. Segno di alice, infine la manovra di gestione che dice generare i rischi. E cosa vai a cercare? Dedicati ad altro, leggi un buon libro, rapida applicazione, su vasta scala, semplice, non costosa e soprattutto, avendo trovato il rischio, noi non creiamo terrorismo iatrogenetico, psicologico, ma noi portiamo una parola d'amore, io questo rischio te lo mando via. Poi c'è chi questo lo fa, anche se la paziente è bella, veramente bella, è lontano, non l'ho mai vista, oppure perché la visiti, non cambia nulla. Se noi vogliamo fermare le tre epidemie di CVD, diabete e cancro, bisogna umilmente rivolgersi alla semiotica fisica quantistica, studiare, parlare meno e fare meno esternazioni sull'eutanasia. Perché l'eutanasia c'è? Perché siete ignoranti. Perché non avete mai fatto la prevenzione primaria. Ci sarà sempre qualcuno che deve morire, magari in un incidente, ma se io ti curo, se io faccio nascere dei Manuel, a Roma, in Germania, all'Ovest, ormai sono una piccola regione, e quella gente lì avrà una vita più vivibile. Vi ringrazio che siete stati attenti, mi rendo conto di aver detto.